Ciao a tutti e bentornati su Sekiro. Questa è una puntata che inizia malissimo. Inizia malissimo perché io in realtà una puntata l'avevo già registrato, meglio ne avevo già registrato una e mezza. Poi mi sono reso conto che qualcosa non andava. Il gioco era troppo fluido, troppa buona la qualità, c'era qualcosa che non andava. Sono uscito e ho scoperto che il programma di registrazione non stava funzionando. L'avevo modificato per registrare Imperator e mi ero dimenticato di tornare alle modifiche di Sekiro. Il risultato è che c'è tutto un pezzo del gioco che ho giocato e non ho registrato. Ora, questo pezzo del gioco purtroppo prevede due boss. Due boss che fortunatamente, vi parlerò di loro man mano che rifacciamo la strada, perché almeno la strada per arrivarci ve la voglio far vedere, non vi ho realmente fatto perdere, perché in realtà i boss che ho affrontato sono dei boss identici a due boss che abbiamo già visto. In tutto e per tutto, cambia solo il posto dove sono stati combattuti. E non sto parlando dei senza testa, assolutamente, ma di due boss affrontati in precedenza. Vi metterò poi le immaginette per farvi capire. Purtroppo però sono andate perse anche due piccole sottotrame che avevo giocato e che si sono poi, sono per così dire poi finite. La prima è quella legata, vi ricordate, qua vi sto mettendo penso un'immagine, qua c'era un gigante gentile che ci chiedeva di portargli un fiore bianco e puro. Bene, quel fiore bianco e puro era una girandola bianca che ho trovato, vediamo forse da qua si riesce a vedere, che ho trovato, vabbè, lassù in cima, vedete, lassù c'è il punto dove abbiamo combattuto contro Roberto. Vi ricordate il gigante in armatura che abbiamo fatto cadere? Bene, subito più in là c'è un picco che poi scendendo, facendo tutta una strada, si trovava appunto questa girandola bianca. Portatela, ci ha chiesto di farlo sparire. E io in effetti l'ho fatto sparire usando, vi faccio vedere così lo vedete una volta, rapimento divino. Che purtroppo no, qua non posso usare. Aspettate, cerchiamo di usarlo. Qua sotto ci dovrebbe essere un nemico. Aspettate. Vediamo se. Eccolo qua. Vedete, fa sparire l'avversario. E ha fatto sparire anche lui. Però non è morto perché non ci ha lasciato niente. È sparito in un modo leggermente diverso. Quindi non so bene esattamente dove sia finito, ma prima o poi lo vedremo. La seconda sottotrama, che in realtà è in via di prosecuzione, perché anzi adesso andiamo avanti grazie a un oggettino che ho trovato. La seconda sottotrama è legata alla bambina. Vi ricordate, c'era una bambina che è immortale, creata dai monaci proprio del Monte Congo per essere immortale. Ebbene, quella bambina ci donava del. L'ho trovato. Tempi. No. Vabbè, questa è l'ultima cosa, ve lo faccio vedere dopo. Quella bambina ci donava del riso. Io sono andato due o tre volte a prendere il riso man mano che me lo donava, anche perché da giocatore dei Soul già mi immaginavo che sarebbe successo qualcosa. E in effetti qualcosa è successo, perché questa povera bambina si è ammalata e ci ha chiesto del loto. Ora, e si è anche stupita che lo vogliamo aiutare. Consegni al loto. È dolce e saporito. Soka. Ma ci dai uno del riso? Ah, ci dai di nuovo del riso. Vorrei che ne dessi anche all'erede divino del retaggio del drago. Ah, riso per Kuro. Riso comparso tra le mani della fanciulla celeste del ristoro. Preparato come un dono per Kuro. Il riso è prezioso. Il mio più grande desiderio è che l'erede divino del retaggio del drago stia meglio. Kuro sarà felice di riceverlo. E noi glielo andiamo a portare.
Noi glielo andiamo a portare. Ma prima vi faccio vedere un'altra cosina. Cioè questo. Tempio del demone della campana. È una campana che si trovava in una zona... Devo essere sincero, non mi ricordo più come ci sono arrivato. Aspettate, va, mi ci infilo sotto. Non mi ricordo. Dove cacchio sei? Lui, ricordatevelo, ve lo ricordate? Era il nemico piccolo di un boss. Bene, ricordatevelo, perché uno dei due boss era lui. Va bene, non era ovviamente lui, non era qua il boss. Non mi ricordo come si arrivava qua. Ah, sì, qua si arrivava proprio dalla parte dove si trovava la il lotto bianco, che poi non era un lotto, ma era una girandola da dare al gigante. E qui c'è questa campana che non so cosa faccia. Dice di non suonarla perché arriva una sciagura. E io non so bene cosa faccia, per ora, visto che nessuno mi ha parlato di una campana, mi sono tenuto dal suonarla. Ho aspettato. Forse prima o poi succederà qualcosa. Andiamo un attimino nella stanza di Kuro e vediamo un attimino cosa succede. Vediamo un attimino cosa, come arrivare a dargli questo riso. Tu queste cose non le ho mai fatte, ovviamente, eh. Queste le faccio con voi per la prima volta. Ecco qua il nostro Kuro. Certo, un po' di riso. Ah. Ogni chicco luccica. Il riso è molto più buono cotto. Ah, ci vuol fare un dolce? Certo che non mi dispiacciono i dolci. Oh, benissimo. Ok, è tempo di viaggiare laddove va avanti la nostra storia. Ve l'ho già detto, avevo trovato il modo di andare avanti. Il posto si chiama Forra, come vedete l'avevo già ampiamente sbloccata. E questa Forra, ce la posso fare, si prende in un punto dove eravamo già passati. Scusatevi, dal castello di Ascina. Le tombe antiche. Voi direte, ma le tombe antiche? Non le abbiamo già esplorate, abbiamo ucciso il boss, siamo scesi sotto, abbiamo visto che non c'era niente. Sì, ma mentre cercavo di andare a uccidere il senza testa, mi sono trovato in una situazione che poi non ho più considerato. Ed è un peccato. Perché non ho più considerato una situazione... Perché non l'ho ucciso? Cazzo. Non ho più considerato una situazione in realtà molto semplice. Lo so che potrei semplicemente... Cazzo, ma ha fatto il colpo doppio? Che pensare che questo di solito lo ammazzo subito. Ok, è morto anche lui. Oh, lo ammazziamo finalmente. Benissimo. Risolto questo piccolissimo imbroglio, vi faccio vedere un punto che avevo già attraversato, dove mi ero già recato. Lo vedete quel portone laggiù? Ad un certo punto io quel portone l'ho attraversato, sono andato a vedere i video vecchi, e ho detto, ma sì, ma di qua non si arriva al lago. Ma non mi sono minimamente preoccupato di dove caspita si arrivasse. Perfetto, grazie. Cioè, io trovo un portone che mi porta in una zona nuova e io me ne sbatto. Me ne sbatto completamente perché sono un cretino. Tra l'altro, da questa parte credo di non essere proprio venuto.
Ora, ovviamente, da qua in poi, fino a quando non vi dirò, lo conosco. Lo rifaccio semplicemente per farvi vedere la zona, perché è un peccato. Per chi sta seguendo il gameplay, non farvi vedere questa zona. Cercherò di non svelarvi troppo in anticipo nulla. Vi parlerò dei due boss che ho incontrato. E che, ripeto, voi avete già ampiamente visto. E quindi il combattimento è assolutamente identico dei combattimenti che ho già fatto. Sono in un ambiente un pochettino più difficile. Ma vi spiegherò anche come li ho battuti. Uno a suon di bestemmie. L'altro invece sono riuscito a batterlo senza grossi problemi utilizzando un piccolo trucchetto che mi è venuto in mente in realtà dopo il primo scontro, quindi non è stato un grosso problema. Ok. Vi ricordate chi è lui? Lui è il signorino che avevamo incontrato dopo il... Eccolo qua, la base del castello di Ashina, che dopo averci detto che ha ucciso lui tutti questi uomini che sono stati mandati dal governo, ci chiede se abbiamo già completato le arti di Ashina. Ovviamente non l'abbiamo fatto. E quindi questa credo sia una sottotrama che va poi proseguita. Questa è letteralmente la forra, cioè il buco. Solo che non si va avanti da lì, ma si scende. Sarà una puntata, lo so già avendola giocata, di tanti, tanti, tanti salti. Ok. Io vi taglio delle parti perché sono un po' inutili, ma sappiate che in realtà da quella parte laggiù ho esplorato, portandomi a casa dei grandi oggetti, ma poca altra roba. Vi faccio la strada veloce per scendere, vi faccio vedere quello che c'è. Purtroppo veramente mi gira tantissimo le scatole. Ok. Mi devo allontanare perché altrimenti... Eccolo lì che arriva. Altrimenti mi sparano. Come vedete, quest'area è piena di quei nemici che sparano, che abbiamo trovato nella pozza. E questo vi può dare un'idea anche di chi sia il boss ripetuto, ma lo vedremo poi nella sua area. Scusate, ma questi sono sempre dei... Di per sé non è un nemico stupido, particolarmente fastidioso, però c'è il rischio che io saltando possa... Ok, grazie. C'è il rischio che io saltando possa volare giù. E non è propriamente il massimo. Ora, il mio amico laggiù. Ok. Sei morto in maniera molto rapida e indolore. Ora, in questa zona bisogna stare molto attenti. A dove si salta. A non farsi ammazzare. E soprattutto attenti a loro. Perché io muoio giù, cadendo, vabbè. Sarebbe meglio correre, sì. Perché se uno cade mentre... e muore cadendo, non c'è la rinascita. Quindi può essere un grosso problema morire cadendo. Ok, polvere antidoto. Cosa cacchio è volato giù? Ah, già, le... Anche queste sono, iniziano a esserci in un buon numero da queste parti, eh. Vedrete, in fondo ce ne saranno anche di più. Vi porterò poi alla scoperta di uno dei posti più particolari che abbia mai visto in questo gioco. Di cui peraltro non ho ancora ben capito l'utilità. Ma prima o poi credo che la potrei anche capire. Allora, qui dove caspita siamo? Ah, sì, lo so dove siamo invece. Laggiù c'è un altro punto di salvataggio. Ma prima c'è uno scontro anche abbastanza duro. Qua dovrebbe esserci uno di quegli stronzi lì. Usiamo anche un pochettino questo bellissimo nunjutsu del burattinaio. Ok. Magari adesso li faccio sparare un po' fra di loro.
Merda. Pensare che qui il punto di salvataggio c'è. Dovessi morire ovviamente me ne sbatterei. Ah, ci sei solo più tu. No, merda. Che voi ci crediate o no, avevo preso l'abitudine, questo, di pariarlo. Perché in realtà è facilmente attaccabile saltandogli in testa quando non ti fa tutto sto danno. Che cazzo, ma quanto spara? Perché non riesco più a ammazzarlo? Vedete? Ok. Vedete com'è abbastanza facilmente periabile quando non si fa casino. Ora, questo idolo portava al primo boss. Come vi stavo dicendo, il fatto che il primo boss fosse circondato dagli stessi nemici che c'erano nella fossa fa sì che quel laggiù, in quel punto laggiù davanti a quella faccia, ci aspettasse lo stesso nemico. Se vi ricordate, occhi di serpente, vi sto mettendo un'immagine adesso qua a fianco così capite. Il problema era che in realtà non era già così facile arrivare, perché tutti qui intorno ci sono dei simpaticoni che ci sparano. Quindi la difficoltà del tutto era che non solo lo spazio per combattere era molto ristretto, e con un nemico che fa tutti quegli attacchi vi assicuro non era così facile, ma soprattutto che lui ovviamente aveva due punti vita, almeno inizialmente sembrava doverglieli togliere tutte e due senza poterlo attaccare, perché appena si saliva qua sopra lui ci vedeva. Ma soprattutto il problema era che io regolarmente sbagliavo i colpi e saltavo giù e mi ammazzavo. Ed era brutto così, finché non ho capito il trucchetto, cioè scappare, saltare qui sopra, accostarmi al muro, andarmene finché lui non smetteva di cercarmi e poi fargli o meno una giustiziata. La prima volta che gliel'ho fatto, sono riuscito a togliergli il primo punto vita e tutto si è risolto. Non è che in realtà questo mi ha fatto passare a risolvere il problema, perché dopodiché bisogna fare questa cosa bruttissima. Ok. No. Ok. Voi direte, siamo arrivati. Col cavolo che siamo arrivati. C'è ancora da salire tutto su. Ok. No. Cretino. Ok, e questo ce lo siamo tolto. Perché no, questo non riesco a salirlo? Che posto stupido per combattere. La difficoltà è tutta in quello, nella difficoltà di combatterlo in queste posizioni scomode. Perché in realtà non sono così difficili, assolutamente. È un'area, secondo me, meravigliosa per quello per cui la si usa. Oh, so anche dove sono. Questa è una delle aree che mi ha dato più problemi. Ve lo dico senza vergogna. Quindi usiamo un pochettino di questo. E lasciamo che lui si faccia un po'... dietro. No, mi ero dimenticato della trappola. Un problema è che di questi ce ne sono altri due. Adesso li vedrete. Quindi in realtà
No, merda. Ok, e uno è andato giù. Il problema è che uno è qua. Ce ne sono due qua dentro, quindi ovviamente affrontarli direttamente è improponibile. Quindi la cosa migliore da fare è prendere un'altra via. Fortunatamente già la prima volta che ho fatto sta strada, l'altra via l'ho trovata. Tu mi saluti. Devo prima eliminarmi. Vedete che le castagnole utilizzate con questo scopo. Ecco, lì dentro come vedete ce ne sono due, che credo non abbiano nessuna intenzione di lasciarmi, e vi assicuro sono state un problema. In realtà non sono fortunatamente mai morto a causa loro, però vi assicuro che è stata una via lunga prima di capire che il trucco è ovviamente aspettare questo finché non si gira, ammazzare lui e poi affrontare l'altro. No, 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 devo aspettare un secondo, è vero che aveva smesso di cercarmi però... Il problema è che da lì lui non si muove. Vero? Non sei così simpatico da venire giù. Però vuole anche dire che smetti di cercarmi. Il che è assolutamente una cosa più che ottima. Vieni un po' qui, cucciolotto. Vieni un po' qui. L'unica cosa è che ho paura che questo mi spari a me. Bene, ammazzatevi fra di voi, sono ben contento. Oh. No, vedete che il problema era che poteva sparare a me questo stronzetto. Va bene, morirà per conto suo. Non credo mi seguirà qui a fondo. Oh, siamo già davanti alla stanza del secondo boss. Vabbè. Ok, tu sei morto. Noi preghiamo l'idolo e salviamo. Com'è il secondo boss? Eh beh, il secondo boss è un altro nostra vecchia conoscenza. Vi ho detto prima, ricordatevelo. Abbiamo l'omone con le braccia lunghe. Il problema è che il tempio, come lo vedete, sembra lo stesso come dimensione rispetto all'altra volta. Peccato che il combattimento in realtà si svolgesse solo fino qua, perché qua poi c'era nebbia e non si andava oltre. Il risultato era che lo spazio era pochissimo, non c'era modo per muoversi, e in realtà il trucco è stato utilizzare, ve lo faccio vedere, è stato utilizzare questi gonfetti di Gokkan, che aumentano la difesa, riducono i danni alla postura, e quindi bastava parare tutti i suoi colpi, far aumentare la sua... fare qualche ribattuta, e lui si trovava a semplicemente poter essere ucciso. Credo di averlo mai colpito una volta se non per ucciderlo. Sono morto la prima volta, alla seconda l'ho ammazzato. Ok. Non mi ricordo come si va di là però. Che cazzo ho fatto? Ah già, a questo punto sbucava un serpente gigante, mi spiace farvi perdere il tutto, un serpente gigante, cos'è questo coso gigante? Ah, un ramo, un serpente gigante che distruggeva quel ponte, serpente gigante che poi rimaneva qui in attesa che noi passassimo e che poi credo si sia spostato più giù perché tra poco lo vedrete, ve lo faccio vedere. Qui tra l'altro c'erano anche due bellissime carpe del tesoro. Tutte cose che erano assolutamente molto belle e che portano al nuovo salvataggio. Ok. Ora direi che possiamo riprendere a salire. Mi ricordo se c'erano altre vie.
Di qua. Questa strada però non ho mai... Ah no, 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 non c'erano altre vie. Ok, siamo qua. Che cazzo però. Oh. Sali? Qual è il problema? Amico. Perché non sale più, mo? Ah, ok, perfetto. Ora. Questo posto è il regno delle scimmie. E più tanti capirete anche il perché. Perché io tra poco mi sono fermato. E tra poco capirete perché questo posto è il regno delle scimmie. Non ve lo faccio esplorare ovviamente tutto, ma sappiate che ci sono dei punti in cui di scimmie ce ne sono tipo mezzo milione. Non so se ci passeremo, francamente non mi ricordo. Ok. Ce n'è un'altra attiva da qualche parte. Ma non mi vede più. So che adesso non mi ricordo più. Chi cazzo ha sparato? Ah, c'è una scimmia sparatina. Fortuna che sono molto più lenti a ricaricare. Perfetto. Ora, dove devo andare? Inizio a far fatica a ricaricare. Ecco qual è il problema qua. Avete capito quante milioni di scimmie ci sono qua? Speriamo che quella lì un pochettino la distragga. Questa però l'ha colpito me. Però direi che dopo averne presa una è stato molto più facile, perché vi assicuro che l'altra volta è stato difficilissimo ammazzarle tutte, la prima volta. È anche vero che mi ci sono trovato assolutamente per puro caso in mezzo. E che in effetti adesso che non c'è più l'altra potrebbe essere un pochino più difficile. Però mi sembra che sia tutto abbastanza... Mi danno dei gran pugni di fuligine. Ok. Devo bisogno di recuperare un po' di vita. Ok. Possiamo ucciderla? Ok. Direi che abbiamo ucciso tutti. Oh, ecco laggiù il punto di salvataggio. Quel punto di salvataggio lì, in realtà, ci prepara ad un boss che si intravede laggiù, che ho provato a combattere una volta, che mi ha ucciso e che adesso poi proveremo a combattere insieme. Prima però, qui tra l'altro c'è la vecchia che mi dice non sa da quale parte andare, prima però volevo portarvi giù, perché giù c'è un posto veramente molto misterioso. Posso scendere anche così? L'altra volta mi ero fatto tutta la discesa fatta bene. Però credo di sì. No, forse no. Infatti no. Ok, così posso sono sceso. Ok, adesso devo ricordarmi solo dove è il posto, perché questo è un posto abbastanza mortale, di cui peraltro ho già esplorato quasi tutto, quindi non ho più tutto questo bisogno, e dove ci sono due scimmie superiori, che sono bianche. Dico superiori perché sono molto più forti, di cui una è qua sotto. Ma io devo essere sincero,
voglio andare lì. E quindi di quella scimmia non mi faccio nulla. Ecco qua. Adesso cerco di farvi capire perché questo posto è strano e misterioso. Guardate cosa sta per uscire dalle pareti. Urca! Vedete? Escono fuori questi cosi dalle pareti. Ok. Che è di sopra che... è sceso giù il bianco? Oh, riesco ad ammazzarti così? Ma io non solo ti ammazzo, ma ti uso anche per distrarre la gente, così possiamo scendere sotto. Vieni con me, va. Così vi faccio vedere cosa c'è qua sotto. A parte un milione di queste cose velenose. Che mi spara anche addosso a me. Stronzo. Guardate cosa c'è. Il mega serpente. Che tra l'altro non si può attaccare, ve lo assicuro. Sto serpente se lo si attacca fa un danno colossale. Questa mi segue. Non so bene perché, ma mi segue. Ok. Cadono giù da qualche parte là sotto. E muoiono. Qualcuno mi ha rivisto. Che poi è furbo, perché dopo averlo fatto si va a infilare in mezzo al veleno che ha sparato. In questo modo se lo stai seguendo... eccone un altro. Cazzo, adesso si incazza. Aspetta, aspettate, qua non ci sono mai venuto però. Qui non ci sono mai venuto, perché questo lato di qua dietro nascosto, che adesso non sto vedendo perché c'è ancora davanti quello lì puntato, non l'avevo mai visto. Ok, via. Oh. E questo cosa sei? Ma posso scendere? Sono al massimo della vita. No, direi di no. Di qua non si scende. Cazzo, mi fai riprendere dall'inizio. Quanto sei stronzo. Là sopra posso salire in qualche modo. Sì, ci sarà il modo di salire lì sopra. C'è modo di salire su qualunque cosa qui. Eccolo qua, infatti. Perfetto, ok. Vabbè, sono su un ponte in questo momento assolutamente inutile. Ma sotto posso scendere in qualche modo? Là c'è qualcosa? Oh! E come ci arrivo io lì a su a prendere quella roba laggiù? Ah, interessante. Peccato che si trovi... no, come salgo io qua sopra? Ah, cazzo, c'è un modo. Oh. Oggetto, beh, magnetite di recupero. Mi aspettavo qualcosa di più figo. Però là posso arrivarci? Oh, questa zona vi assicuro non l'avevo mai scoperta.
stronzi. No, non è vero, c'ero già arrivato, perché guardate, questi oggetti qua li avevo presi. Questo è il sopra. Di dove ero prima. Ma di là ci sono andato? Ok, si è mosso in qualche modo e ci ha reso tutto più complicato. Uff. Crea del veleno lì sotto, ma non lo crea qua. Ma vaffanculo voi due. Lì sotto c'è qualcosa. Meno male che qua non mi prendete. Sì. Ah, lì sotto però posso scendere perché basta scendere da qua. Oh, laggiù c'è una testa. Cazzo. Ma vaffanculo anche tu. Che posto, guardate quella testa laggiù. Oh. Laggiù c'è della roba dove poter scendere. Ma io come ci scendo se c'è questo qua? Non ci scendo, immagino. Ehi. Di qua posso scendere. Non riesco a capire se c'è un buco oppure no. Vabbè, sentite, io mi butto e provo a scoprirlo. No, c'era il vuoto, direi. Ok. No, ma di nuovo di qua, ma vaffan... Brodo. Mangiati una compressa, va. Tutto questo è molto misterioso, se devo essere sincero. Oh, aspettate che questi sono ancora vivi. E non va tanto bene. Ok, però dovrei poter arrivare laggiù senza gro... Senza grossissimi problemi, ho appena detto. Invece adesso mi faccio ammazzare. Non so capire cos'è che continua ad attivarsi a farsi a vedermi. Perché lì c'è un buco. Non ci vado da nessuna parte. Che palle voi altri. Io sono sicuro che questo qua vi devo farlo spostare in qualche modo. Guardate, laggiù c'è un tempio. Merda, morto. E come faccio a farti spostare? Chissà se di qua riesco a trovare... Perché laggiù c'è qualcosa. Oh, cazzo. Era la scusa per scendere. C'è qualcosa? Fermi, fermi, fermi. Oh, scimmia. Non sei qua per caso. Allora, vediamo un poco. Perché c'è una scimmia? Per attirare lui. Come faccio a fargliela attirare? Ah, se t'ammazzo non credo. Ah, aspetta, 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 aspetta. Proviamo a usare il ninjutsu del burattinaio. No. Idea del cazzo. Però forse è quella giusta. Cioè forse è la cosa che devo fare. Proviamo di nuovo. Vabbè, ovviamente non da qua. Ma viaggio nella forra alla valle del Bodhisattva. Bodhisattva. Non ricordo. Sono scemo. Ok, tu sei qua, ma io adesso devo scendere. Devo andare giù esattamente dove ero prima. Arrivarci magari con un po' più di vita.
e evitare di fare tante cose stupide. Ok. Perfetto. Te t'ammazzo direttamente da qua, direi. Senza sprecare cose inutili. Grazie per le compresse. E torniamo giù. Ah, tra l'altro, qua c'è un venditore. L'ennesimo. Vediamo se ha qualcosa di... Così posso sprecare sti soldi. Borselli gliel'ho già comprato. Ah no, forse non ne ho più. Ma sì, compriamo una polvere antidoto. No, polvere antidoto non me ne faccio niente. Ma si può parlare con lui? Davvero? Non ho mica fatto caso? Non entrare in quella grotta laggiù. Contiene un antico santuario dove dimora il dio serpente. E se il dio serpente ti inghiotte, non potrai più comprare gli ex voto. Non dice altro. Non è male sta meccanica. Poi adesso... Io me la sono immaginata così, ma non ho provato. Adesso andiamo a provare realmente se è così. Adesso attraversiamo questa zona più in fretta che posso. Anche saltando su, pazienza. Dove cazzo devo andare? Ok. Anche a costo di correre un poco. Al limite poi tanto userò l'amuleto del ritorno. Abbiamo detto che è di qua. Perfetto. Ok. Vediamo se sto giro funziona. Ok, diamole tempo. Diamole tempo per far casino. E poi noi proviamo a passare. Vai. Dove vai? Questo è scriptato sicuro. Questo è scriptato sicuro. Ok, veloci, veloci, veloci dentro. Bastardo. Un giorno o l'altro ci sarà un modo di ammazzare uno di voi. Sfera Mibu dell'anima. E qua? Il dio serpente. Viscere di serpente essiccato. Il cuore essiccato di un grande serpe, simile a un loto. La grande serpe è considerata una delle divinità di questa terra. Il cuore è il luogo in cui risiede il suo spirito. A dispetto della forma, si tratta delle viscere sanguinolente di un dio. Oh, viene venerato dagli abitanti della forra come simbolo di divinità. E solo che mo che me ne faccio io di sta roba. Di qua tra l'altro non credo di poter uscire. Posso ammazzarti? Non credo. Non credo, vero? Vediamo ancora. No, no, non credo di potergli fare niente. È una roba... Dio. Conoscendo Dark Souls potrei dovergli dare un milione di colpi. Ma secondo me non cambia niente. Tra l'altro non credo che mi colpisca. No, sì, ma ammazza pure. Cazzo. No, ma non gli faccio niente. Non è così che si ammazza. Vabbè. Usiamo l'idolo del ritorno e torniamo all'ultimo idolo cui abbiamo pregato. Ok, prima di andare ad affrontare il boss... Che è sempre un buon momento e vedrete che è un boss veramente molto particolare. E qui finisce anche la parte che io conoscevo. Tra l'altro questa cosa no, l'ho scoperta insieme a voi. Volevo andare a parlare con dove cazzo è? Sancta Sanctorum, eccolo qua. Andare a dire alla ragazza quello che ci ha detto Kuro e vedere se la cosa porta avanti questa quest.
O che muore qua ci dà semplicemente dell'altro riso. Chiedi del riso. Ah no, allora no. Niente. Il lotto gliel'ho già dato, sta bene. Quindi direi che allora questa. O non va avanti o muore qua. Vediamo la prossima volta. Ogni tanto tornerò a vedere per il riso, va. Niente, io volevo quasi evitare, ma... Acquisisce abilità. Solo che 2 punti... Non so neanche come usarli. Che non ho niente che consumi solamente 2 punti. Niente. Vedrete perché questo boss mi preoccupa parecchio. Mi preoccupa anche se ho un pochettino potenziato il personaggio. La volta scorsa l'ho fatto, ovviamente qua non avete visto, anche con tutti i soldi che avevo raccolto. In realtà ho potenziato più che altro la raccolta di oggetti, però... Ho potenziato un pochettino la castagnola, che ci servirà e come. Ok, no, 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 no. Si chiama Scimmia Guardiana ed è una belva scatenata. Fortuna che patisce la castagnola. Se gliela tiro bene, però. Ovviamente, cosa che invece non ho fatto. La patisce proprio tanto. Vieni, va. E lascia quel punto lì, ma che non si attiva mai in realtà. È un complicatissimo da prendere. L'ho fatto una volta sola. Ho fatto 2 tentativi. Ok. Cazzo. Quanto sei diventata veloce? Non eri così veloce quando ti avevo sfidato l'altra volta. Ok, devo riuscire a prendergli il tempo per la castagnola. Questo è l'attacco più stronzo che fa. Perché vi assicuro che le prime volte prendergli il tempo è stato tutto fuorché facile. Questo... Eccolo lì. Bisogna veramente aspettare all'ultimo a saltare. Qui bisogna andargli di lato, non davanti. Perfetto, sono anche il coglione, ve lo stavo anche dicendo. Ok, ho fatto un attacco assolutamente inutile, ma pazienza. Devo usare un po' più spesso sta castagnola. E magari usarla bene. Vedete che poi lui... Ecco, ogni tanto, quando gli si avvicina subito, lui fa un altro attacco. Ed è una cosa stronza, perché... Vieni, però. Ma perché sono così scemo ad andargli vicino? Non voglio sprecare tutte queste cazzo di freschette. Oh, se t'ho preso bene sto giro. Ok, vedete che un po' di vita gliel'abbiamo tolta. Altre cose sprecate. Ne ho solo più 4. Merda, sono morto. Perfetto. Bisogna adesso devo anche riprendere vita. Non ci sono posti dove lui non ci può attaccare, ve lo dico subito. Almeno l'altra volta non ne ho trovati. Che culo che ha fatto l'altro attacco, se no sprecavo la castagnola. Ok, e scappa. Benissimo. Adesso inizia a fare questo attacco, che ci dà un po' di finestra per attaccarlo. Che ovviamente però è mortale se ci piglia. Adesso ne approfitto per curarmi. Ho bisogno che mi vieni in posizione comoda. Ok, adesso vai giù. E io ti inizio a pestare per bene. No, merda, mi ammazza. Non mi ammazza, che culo. Però adesso se mi prende mi ammazza. Quanto è... Ah.
Ok, e scappa. Bravo, scappa, stronzo. Questo ti lancio un'altra. Oh, minchia, se li siamo vicini. No, non ammazzare. Ok. Il problema, che voi direte? Va tutto bene, no? L'abbiamo ammazzato. Gli stacchiamo la testa. Se mi sto curando, capirete che non va esattamente tutto bene. Ecco, e fa anche questo. Giusto per non farsi mancare niente. Oh. Cazzo. Ecco, io non so ben bene ancora come affrontare questa roba. No, merda, che cazzo di attacco era questo? Oh, direi che sono già morto, perché con queste poche compresse non gli faccio niente, di sicuro. Tra l'altro c'è una brutta cosa. Cioè che adesso le castagnole, non avendo lui la testa, immagino, non gli fanno niente. Quindi l'unica via che io ho trovato, gli sto scappando, l'unica via che io ho trovato è quella di parargli i colpi. Ok, un po' di colpi te lo posso anche tirare. Scappiamo. Benissimo. Magari mangio anche una di queste. Ok. Vieni, 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 vieni. No! Attacco, attacco, attacco. Rischio. Stavo dicendo che è abbastanza leggibile. Col cazzo che è leggibile quando fa quello. No, morto. Quante volte lo fa questo attacco? È fastidiosissimo. No, morto così. Ah, però c'è ancora una resurrezione, buono. Mi servirà o niente, eh? Non a dannarmi ancora l'anima un poco. A me adesso fa l'attacco con la testa. Non fai l'attacco con la testa? Morto. Ah, usiamo queste ultime pillole, va. Tanto ormai di pillole ne ho quante ne servono. Perfetto. Questa dovrei evitarla. Non dovrei pararla, perché se la evito poi riesco a dargli un colpo. Perfetto, vieni, vieni, cucciolotto. No, ma st'ultimo l'ho preso. Cazzo, non sono neanche riuscito ad avvicinarmi, ad attaccarlo. Dove cazzo vai?
Dove cazzo vai? Vieni, 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 che ti aspetto, lo so che sei qua. Dovevo pararla questa, ma saltare. Ed è un'altra finestra, secondo me, per attaccarlo, ma... no, quello li fa così dall'alto. Non si para, lo si prende, si scappa. Morto. Ciao. E vabbè, ci stava, ci stava. Come terzo tentativo, voi ovviamente i primi due non li avete visti, ma sono andati molto peggio di così. Non ero praticamente... La prima volta non sono riuscito ad ammazzarlo, ovviamente, al primo livello. Quando poi ho ammazzato il primo livello, che tra l'altro sto stronzo fa proprio l'esecuzione, quindi tu ti immagini che lui ce la faccia. Non c'è ovviamente modo di prenderlo di spalle, almeno io non ho trovato... E questo devo cambiare tutto il modo di combattere. Aspetto. Perfetto. No, mi ha preso e mi ammazza. Non mi ammazza, ma mi fa togliere una fiaschetta. Che palle. Ok. Haha. Oh, ti ho tolto veramente un botto di vita. Ogni tanto collassa. No, non la... Ah, cazzo, non funziona così facilmente. Vabbè. La morte non è un problema, tanto abbiamo già visto che poi una ci riporta in vita. Quindi c'è uno spazio. Non posso usare la castagnola troppo vicina. Sarà 20 secondi? Ok. Solo che se mi prende... vabbè. La roba lì credo sia tossica. Questa mi ha tirato malissimo. Ha tirato veramente 1 milione di chilometri. Vieni, va, che ti voglio lanciare la castagnola. Ok, direi che 20-30 secondi dovrebbero bastare per farla tornare utile. Oh. Quando fa così poi scappa. Benissimo. Ora direi che è meglio se aspetto. Cazzo, qua potevo usarlo per dargli un colpo. Solo che sono troppo vicino. Devo allontanarmi un pelo, se no non riesco a manovrarla. Adesso ce l'ho lo spazio. Cazzo. No. Ho fatto una stupidaggine di bere. Adesso ti posso riusare. Ah, adesso vai giù. E secondo me dovrebbe essere di nuovo un giro in cui la indeboliamo. No. Bevi. Ah, vieni, vieni, vieni che ti aspetto. Cazzo, non c'è cascata. Ma adesso verrà e ci cascherà. Oh sì che ci caschi. Ah, ah, ah. Perfetto. Seconda fase. Iniziamo a farle del danno da dietro, va. Dai, 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 riprenditi subito. Finché non me ne vado non ti riprendi. Vabbè, non ti ho fatto niente, come non ti avessi fatto niente. Perfetto. Molto dolce. Quindi non possiamo fare del danno prima che si riprenda. Cazzo, me ne sono accorto tardi che era l'imparabile. Oh, vieni, va. Bisogna di che mi provi a colpire.
cazzo, quel colpo dall'alto non si può parare. Dopodiché fa questo, che è peggio ancora. Pensare che lì dovrei avere un po' di spazio per contrattaccarlo, ma è come non ce l'avessi. Un pochettino, ti ho tirato un colpo, un fottuto colpo. Finché lo fai mentre sono così lontano, io non ho problemi. Il problema è se me lo fai che sono vicino. Oh. Meno male che è leggibile il fatto che vada a prendere dalla testa. Ma cazzo vai, sto cercando di girarti intorno. Se avessi la prontezza di mettermi in posizione. Quanto ti piacerebbe prendermi? Intanto lui torna indietro, il mio tentativo di avvicinarmi va un po' a puttane. Ah, cazzo! Mi ha preso pochino, molto poco. Scimmia guardiana. Scimmia bastarda. Vediamo un poco. Oh. Quanto impazzisci per un colpetto del cazzo. Penso sbagliato. Ma ce l'ho fatta scappare. Perfetto. Gli ho tolto niente, ha una barra della vita più o meno infinita. Senza più la castagnola muoio. E anche male. Non vedo niente. Meno male che l'ho rivisto. Perché lo fai due volte adesso sto attacco? Non ha finestre, non ha tante finestre, ci deve essere un modo. In effetti il modo migliore era quando gli paravo i colpi. Solo che poi devo scappare da questi. Ok, forse ho capito. Se io gli paro tutti i colpi, lo colpisco appena posso. Che palle, lui continua a fare sto attacco. Quando fa quello, io mi sposto. Ma perché non me l'ha parato? Vabbè, vi salto alla prima parte, ovviamente, del prossimo tentativo. Ok, che ci crediate o no? Ho consumato una sola fiaschetta. Sono morto, ma tanto me ne fregava niente. Ho fatto volutamente la resurrezione, perché sapevo che tanto sarebbe durato. Ma ho ancora 8 fiaschette. Certo, ho dovuto consumare tutte le... vabbè. Ci stava che non potessi colpirlo, eh. Anche se... Adesso devo imparare di nuovo a parare, perché ovviamente ho combattuto in maniera completamente diversa.
Corri, corri, corri. Cazzo, l'ho anche letto ma non ho saltato. All'inizio uno ne consuma tante di fiaschette perché sa che le ha, non vuole morire. Quelle lì si possono tutte parare. Finché non decide di attaccare dall'alto. Ok, sapevo che avrebbe fatto qualcosa di imparabile. Mi aspettavo più l'attacco dall'alto, però. Devo evitarlo questo attacco perché. Perfetto. Un colpettino alla volta. E ce la posso fare. Un colpettino alla volta. Teniamocela qua, senza recuperare con la fiaschetta. Devo saltare in avanti, non ci penso mai. Cazzo! Quindi la fiaschetta adesso mi serve come? Ho bisogno che mi fai l'attacco speciale, amico mio. Anzi, due fiaschette, purtroppo. Ehi! Ti aspettavo ben diverso. Poteva andare peggio, visto quanto me ne sono accorto tardi. Ogni volta che riesco ad aggirarlo, lo uso a questo attacco. Mica scemo. E se dovessi provare a pararlo? Se provassi a paragliele tutte? Però adesso è ancora troppo forte. Comunque guardate che gli scende, la stabilità. Io ho solo più 4 fiasche, però. Cazzo, e sono un coglione. Sono almeno ripreso la vita. Lui fa un attacco a spazzata, è grossissimo tra l'altro quando fa quella roba che cade. Probabilmente c'è un modo per fotterlo e saltargli addosso, ma francamente non saprei qual è. Ed è troppo grosso per mettermi a studiarlo. Quanto danno! Quanto fottuto danno! Ero partito con 8 fiaschette. 8. Facciamo anche una bella roba, va? Inventario. No. Voglio usare la fiaschetta chiazzata viola. Ok, così dovrei riuscire a recuperare almeno quello status. Non mi fa recuperare vita, ma almeno quello status sì. Vieni. Cazzo, ma perché sono così scemo? Lì. Non riesco a trovare una finestra dove attaccarlo. È veramente tosta come cosa.
Ok, questa era una buona finestra di attacco. Quindi quando lui salta, gli giro intorno e poi lo colpisco. Ok, non così. Quando lui sale su è il mio regalo. Solo che devo trovare il modo di farglielo fare. Perché se non glielo faccio fare... Corri, 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 corri. Fiaschetta. Fiaschetta blu. Cioè viola. Ma io sono daltonico, quindi mi scuserete. Pensavo facesse quello imparabile. Cazzo. Aspettiamo un'altra fiaschetta, l'ultima. E lui ha ancora più di metà vita. Non vedo più un cazzo, non so neanche più dove sia lui. Perfetto. Il dubbio che fai l'imparabile che mi allontana. Dai, sali su. No. Cazzo, lì proprio un po' da stronza averla fatta in quel momento, eh. Dove scappi, stronzo? Fatti dare ancora un colpo. Dai, su, che so che vuoi prenderti dei colpi. Stupida scimmia guardiana. Stupida scimmia guardiana. Pensare che nella tua prima fase ormai non sei un problema. La seconda non sai molto di più. Lo so che c'hai voglia di venirmi ad ammazzare, lo so, te lo sento. Ma devi anche provare a fare qualcosa che io possa colpirti, se non mi avvicino. No. Merda! Morte anche definitiva, perché ne avevo già morto, ero già morto una volta. Oh. Eppure no, dovrebbe dovuto darmi la possibilità di fare la resurrezione. Che strano. Vabbè, a dopo. E la nostra scimmia, primo giro, saluta di nuovo. Trunk. E adesso però iniziano i guai. Mangiamo almeno due cose, così. Appena cambia posizione. Vabbè, un colpettino gliel'ho dato, però. Vista la fatica che si fa per dargliene. Ah, quando si tuffa, direi che una finestrina ce l'ho. Forse anche per dargli più di un colpo. Quindi devo cercare di convincerlo a farlo tuffare. Però non riesco a pararglieli, non so perché. Tuffati. Non so che vuoi tuffarti. Mi viene tanto comodo tuffarti. Solo un colpettino riesco a dargli. Proprio poco, poco poco. Bisogno di qualcosa che faccia più. Ok, quando sei così fai imparabile. Ok, e uno te l'ho anche parato. Molto bene. Ora, se fossi così gentile da tuffarti di nuovo, io ti colpirei di nuovo. Visto che abbiamo capito che quella è una buona finestra. No. Rischio. Riesco riuscito a dargli due colpi però. Anche se non capisco se è perché poi ne ha caricato un altro colpo o comunque riesco a darglieli. Torna indietro.
e si tuffa. Ti tuffi. Sei così dolce e gentile da tuffarti. No. Un po' di colpi da quello riprendo, c'è poco da fare. Meno male che scende anche la barra abbastanza in fretta. Che palle, fa sempre sto attacco dopo. Un bel casino quando fa questo attacco subito dopo. Forse gli do due colpi, lo attiro a far quell'attacco. Ok, quindi no. Poi fugge. So che è così un po' un metodo scemo di batterlo, però finché funziona, finché riesco a indebolirlo un poco. Allora, sono riuscito a dargli ancora un colpo, con un po' di prontezza. Ti tuffi? Come adesso ti tuffi. Ecco da lì che si tuffa. Ti sarebbe piaciuto. Questa secondo me è un'ottima finestra. Per scappare adesso però. Beviamo. Adesso posso bere, posso permettermi di bere. Ah. Lui cambia l'attacco che fa dopo. Quindi è una finestra comunque rischiosa. Però è pulita. Un colpettino glielo si tira. Se poi trovassi altri modi, io sarei anche più contento, ma... Due colpi ogni tanto riesco anche a darglieli. Bene, lo fai quando sono già abbastanza lontano. E tutto questo mi aiuta. E sei già a mezza vita. Bah, forse ce la si fa, eh. Pensare che ero stato molto meno pulito con la prima fase, avete visto che sono arrivato con 7 fiasche. La resurrezione, ma 7 fiasche. Meno male che scappi tu, quindi devo scappare io. Vattene un po' lontano, amico. Sekiro? Scappa? Bravo. Cazzo, vado a piantarmi sui muri. Vieni, tuffati, tuffati che t'aspetto. Tuffati che è morbido. Pirla perché c'era un muro e non me ne sono accorto. Torna indietro, io ti seguo. Devo girare più nello stretto. Oh, vabbè. E che mi attivi quello. Da tutta sta distanza. Questo quanto. Cazzo, mi ha preso una volta. È vero che ho possibilità di rinascere. Ma non sapendo se ha una terza fottuta fase. Che ci potrebbe anche stare qua. Dove sono finito? Sono finito nell'unico punto di acqua alta che c'è. Scappa, scappa, scappa. Benissimo. E intanto lui si indebolisce. Ma ci avrà anche lui il serpentone dentro. Lo schifo dentro che esce e che lo sta tenendo in vita. Ah, quanto ti sarebbe piaciuto prendermi. Tanto non riesco a capire se questo coso per cui ogni tanto torna indietro sarebbe per evitare che uno gli possa girare intorno troppo facilmente, o è del phishing per attirarti in avanti e poi attaccarti. Ma io non ci sono mai cascato e non ho mai visto la contromossa. Ok, tu scappa per il mio colpo. Ogni tanto io guardo quella barra della vita,
che scende poco. Adesso ha cambiato un po' gli attacchi. Oh, benissimo. Allora, pazienza, pazienza, ci stava. Per due colpi ci stava. Non è più tantissima, amica mia, eh. Ne è più poca. Cazzo, è scappato prima che lo potessi ricolpire. Però almeno mi evito questo danno. Bene. Dai, che ne hai più poca. Tuffati. Tuffati che t'ammazzo. Tuffati con sta spada. Eccolo che si tuffa. Oh, tre colpi. Inventario. No, non voglio usare. Beh, anche il riso potrei usare in effetti. Fiaschetta chiazzata viola. Via, prima che mi ammazzi. Dovrei usare anche l'altra fiaschetta. Il prossimo coso lo faccio. Ok. Perfetto. Mi ha dato anche il tempo di farlo. Cazzo, perché sono scappato. Quella pietra mi ha già rischiato di ammazzarmi due volte. Dovevo pararla però. Via, 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 via. Ah, stavolta non mi prendi. Sì, decisamente potrei chiuderla qua. Ho ancora anche la resurrezione se faccio un errore. E sono contento così. Anche se usi un po' un evidente trucco per fargli spammare là dove hai lo spazio per attaccarlo. Va bene anche così. Però quando mi scappa uno del secondo colpo mi fa girare le palle. Lo cercai di me cacciare negli angoli. Via, 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 via. Di quella fiaschetta ne ho quante ne voglio. Voglio evitare di morire. Perché non so se posso rinascere se muoio maledetto. Credo di sì. Via, 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 via. Ok. Ancora massimo due volte ed è morto. Potrei anche provare ad attaccarlo. Avessi spazio per una fiaschetta, potrei anche provare ad attaccarlo. Tu sei tanto dolce. Ok, ok, boom. Eccolo lì, il serpente, cioè l'insettone. Oh. Ciao. È stato molto bello e molto fastidioso ucciderti. Però finalmente ti sei tolta dalle palle. Oh, ricordo della scimmia guardiana. Dito sottile di una giovane donna adattabile alla protesi shinobi per diventare uno strumento prostetico. Trovato nel ventre della scimmia guardiana e parzialmente digerito. Esiste una tecnica shinobi per far inferocire gli animali con un fischio? Come si vince dai fori nel dito, questo era il modo in cui lo utilizzava il suo precedente proprietario. Aspetta un po', fischio? Se vi ricordate, lo shinobi che combatteva insieme a... Tanto salviamo. Lo shinobi che combatteva insieme al nostro maestro usava un fischio. Ce l'ha raccontato lui. Tanto miglioriamo la forza d'attacco, sì. Si dice che avere i vermi sia il marchio degli immortali, ma una vita così lunga deve essere molto solitaria per una scimmia. Forse le urla della scimmia guardiana erano solo un qualche tipo di supplica. Vabbè, importante. E che tu sia morta. E magari adesso mi riprendo anche. E dai, Riposa. Potrei in realtà viaggiare fino... Vediamo se c'è altro nell'arena, ma non credo. Di lì si esce. Lì tra l'altro è il punto dove ho cercato di viaggiare, di salire per tutto il tempo la volta scorsa. Là dietro c'è un serpente. Cazzo se è un serpente. Ma quindi? Di lì posso salire? Non credo, perché altrimenti sarei potuto già salire l'altra volta.
Quindi no. Ah, pirla, sì, di qua posso andare. Il loto. Un fiore di loto bianco sbocciato nelle profondità della fora, dove l'acqua della sorgente si raccoglie profonda. L'aroma del fiore attrae le femmine di scimmia. La scimmia guardiana lo accudiva amorevolmente, così di offrirlo alla sua sposa. E uno degli ingredienti del sentore della sorgente necessario all'erede divino per la decisione immortale. Buono. Buono, molto buono. Infatti dicevo, dove cacchio vado? Ora, fatto questo, io la prossima volta andremo dall'erede divino, ve lo dico subito, cioè la prossima settimana purtroppo, perché ieri come avete visto è uscito il video sulla, come si chiama, sulle traduzioni. Mi chiedo scusa, avrei voluto comunque fare due video, ma uno si è cancellato. Prima di andare, lo faremo la volta prossima, voglio portarvi a vedere l'ultima cosa che avevo trovato. Santuario della Grande Serpe. Perché Santuario della Grande Serpe? Perché non mi fai andare da nessuna parte qua? È inattivo, riattivalo con una preghiera. E dove cazzo vado, scusate? Stanza di Kuro inattiva. Vediamo se Santa Sanctorum posso andare. Che caspita è successo? Tu? Hai qualcosa da dirmi? Chiedi del riso. No. Boh. Quindi tu non hai niente da dirmi. Andiamo al tempio in rovina. Capisco. Faccio veramente un po' fatica a capire. Vediamo se lui saprà dirmi qualcosa. Oh, è arrivata anche lei qua. Intanto mettiamo la protesi, va. Ah, vedi che lo conosce. Povero. Povero. Fischietto. Credo sia l'ultimo, tra l'altro. Perché? Potenzia gli strumenti. Sì, mi ha sbloccato tutto lo sbloccabile. Ombrello lilla fenice. Malcontento. Fischietto rinforzato con l'anello del malcontento. Anello del malcontento. Consuma emblemi spiritici con l'uso. Può fare impazzire gli animali e tormentare i nemici spettrali. Sull'anello incisa la scritta Martin Pescatore. Un tempo il richiamo del Martin Pescatore risuonava lungo le acque della Forra. Ora non lo si sente più. Ah. Ok. Io però ho solo 20 cose, quindi. Vabbè. Parliamo con lei la prossima volta, perché sicuramente si passa da qua per capire un po' cosa succede. Ma voglio portarvi a vedere ancora l'ultima piccola sottotrama, mi sono dimenticato di farvi vedere, che si trova. Oh, aspettate. Non qua, ma nel Monte Kongo. Nella. Però, tra l'altro, Grotta della Forra. Se vi ricordate, la Grotta della Forra era quel posto dove c'era quel lungo palo che si andava a perdere, che penso settimana scorsa non ero riuscito a capire cosa fare. E quando sono tornato, mi sono trovato davanti lui. Lui è il mercante che si trovava, per intenderci, nella casa distrutta. E che in qualche modo è arrivato qua. Ah, forse avrei già capito, ma è avvolto in un puzzo tremendo di cadaveri carbonizzati e polvere da sparo. L'invasione dei ratti ha raggiunto livelli incredibili. Questa frase non l'aveva mai detta. Lui in realtà ci ha raccontato che qui è morto suo figlio. E quindi lui ha viaggiato fin qua in pellegrinaggio per curare il figlio. Era una storia abbastanza bella.
Purtroppo non ve la posso far vedere. Ma qua, questa è la strada per la ma perché di qua però non c'è la connessione alla forra? Cioè, mi aspettavo che si aprisse qualcosa. Vedete, passaggio verso la forra. Però non c'è, forse devo... Che diavolo è quella roba? È serpente? Posso saltargli addosso? Posso saltare? No, aspettate. Aspettate. Non ci credo. Non ci credo. Ah, qui siamo laterali all'ultimo punto della forra. Viscere di serpente fresca, il cuore di un grande serpe, è simile a quella secca che abbiamo trovato. La grande serpe è considerata una delle divinità di questa terra. E il cuore è il luogo in cui risiede il suo spirito. A dispetto della forma, si tratta delle viscere sanguinolente di un dio. È ragionevole pensare che mangiarle sia gravemente dannoso alla salute. Interessante. Ma qui dove sono esattamente? Ah, qui sono dalla parte opposta, credo, rispetto al ponte, quello che siamo saltati giù. Questa è la serpe che aveva distrutto il ponte. Quindi questa è una zona nuova. Sfera Mibu dell'anima. Qua sotto si scende. Non credo. So che avrei già dovuto chiudere, ma questa roba mi ispira troppo. Goccia di sangue di drago. Statua Ghizzo legata. Minchia, che roba figa che ho trovato qua dentro. Beh, insomma. Sì, la fregatura è solo che magari non ti aspetti di dover tornare dopo che l'hai trovato la prima volta. Però il dubbio di cosa ci fosse mi era sempre rimasto. Vabbè. Sapete che vi dico? Io vi saluto qua. Ci vediamo la volta prossima. Andremo a parlare con lei per cercare di capire cosa diavolo è successo e perché il castello e Lord Kuro soprattutto non sono più raggiungibili. Alla prossima. Ciao ciao.